Bentornati sulle fonti TV. Allora, questo è il nostro advisory update. Cercheremo di dare delle indicazioni, come sempre, a 360 gradi sui mercati, affrontandoli nella loro situazione attuale. Mercati che ovviamente stanno cercando una direzione a seconda di ciò che sta accadendo a livello esogeno, ma soprattutto seguendo le indicazioni delle banche centrali che stanno cambiando le loro politiche monetarie. Ovviamente, chi opera sui mercati o chi si avvicina ai mercati deve però riconoscere quelle che sono un po' le regole d'oro, le regole di base per riuscire a capirne di più. E allora perché ho fatto questa premessa? Perché naturalmente partiremo sempre da un'analisi dei mercati per capire dove si stanno dirigendo e come li stiamo osservando, però poi affronteremo anche un po' il discorso dell'educazione finanziaria, soprattutto legata proprio ai giovani. Il fatto, lo diciamo sempre, no? Che in Italia siamo un po' indietro rispetto a quella che è l'alfabetizzazione finanziaria, proprio perché non si parte dall'età più giovane. Giovane, perché si pensa che sia poi un settore che insomma si deve affrontare poi quando si è adulti solo per chi vuole operare sui mercati, e non è così. Insomma, questa è un po' una premessa ampia, ma poi entreremo più nel dettaglio. Intanto io saluto e sono molto contenta di avere in collegamento Fabio Piluso, professore di economia degli intermediari finanziari all'Università della Calabria, l'Unical. Intanto Fabio, buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a te Emanuela, grazie per avermi invitato. Grazie per essere con noi. Allora, si occupa di banche e mercati finanziari, oltre che all'Università della Calabria, insegna anche all'Università di Catanzaro e alla Mediolanum Corporate University. E Fabio, ci diamo del tuo ovviamente, perché abbiamo già parlato molto in separata sede, quindi non sulle fonti TV, ma insomma sei molto attento proprio all'educazione finanziaria ed è la tua mission, è corretto dire così, quella, insomma, una missione che porti avanti sempre con i tuoi studenti e con i giovani che segui. Assolutamente sì, in qualità di docente evidentemente, quindi la mia mission è quella di creare cultura finanziaria. La cultura finanziaria rappresenta, a mio modo di vedere, uno dei parametri fondamentali della competitività di un paese. E quindi da questo punto di vista ben vengano, diciamo, delle iniziative anche come la tua, che io seguo sempre con grande passione, a portare cultura finanziaria, perché la cultura finanziaria significa sostanzialmente prodotto interno lordo. Esistono diciamo, da circa un decennio una serie di studi che convergono, diciamo, tutti su una sintesi finale, e cioè che i paesi che hanno un livello più elevato di educazione finanziaria sono quei paesi che hanno un livello di prodotto interno lordo più elevato. Quindi cultura finanziaria, educazione finanziaria vuol dire sostanzialmente economia e benessere sociale. E allora da questo punto di vista, se noi andiamo a guardare ad esempio l'Italia, che ovviamente ci riguarda più direttamente, abbiamo visto già prima, diciamo, della pandemia, che l'Italia era l'ultimo paese tra i paesi OCSE per livello di cultura finanziaria. In particolare, circa il 70% della popolazione di fatto non conosceva la distinzione tra un'azione ed un'obbligazione. Nel 2021 un recente report della Consob dimostra che abbiamo fatto qualche piccolo passo avanti, anche se ancora, diciamo, abbiamo tanto da fare. Perché di fatto il 60% degli intervistati, in un campione assolutamente significativo, non conosce le regole basi di che cosa sia l'inflazione, il tasso di interesse composto, il rapporto rischio-rendimento, la diversificazione. Quindi da questo punto di vista abbiamo sicuramente tanto da fare. E allora io volevo anche aggiungere un'altra Sì. cosa. Noi in questo periodo parliamo tanto di mercati finanziari, poi magari dopo diremo anche qualcosa, Certo. che sono ovviamente condizionati anche e soprattutto dalla guerra in Ucraina. Io dico che le guerre non si combattono soltanto, e per fortuna, diciamo, con i carri armati o con le bombe, che è quello che, ahinoi, purtroppo siamo costretti a vedere in questo periodo, ma anche nei momenti apparentemente di tranquillità, i paesi tra di loro cercano di avere chiaramente una sorta di supremazia economica, commerciale, produttiva sugli altri, e questo avviene tramite la cosiddetta soft power, che nasce appunto dalla cultura, dalla proattività, dall'innovazione da parte di un paese. E allora, se l'Italia si trova indietro e la Cina, ad esempio, ha già avviato da qualche anno un programma di educazione finanziaria per cui i bambini già dall'età di 8 anni iniziano a studiare economia, finanza, è chiaro che queste sono delle scelte anche di natura strutturale che nel lungo termine sicuramente pagheranno. E allora anche l'Italia da Certo. questo punto di vista deve essere in grado di cambiare questo atteggiamento, anche perché, aggiungo un'altra cosa secondo me molto interessante, noi parliamo tantissimo
tantissimo del PNRR, che rappresenta un mega piano Marshall. Per carità, diciamo, siamo tutti in attesa di ricevere in base a una degna progettualità quelli che sono i famosi 250 miliardi in più che dovrebbero arrivare, ma noi abbiamo 1800 miliardi circa fermi sui conti correnti, dove praticamente non rimangono, come dire, infruttiferi. Già sarebbe un successo, ma soprattutto negli ultimi tempi, dovuta all'inflazione così galoppante, che rappresenta, a mio modo di vedere, anche una vera e propria, come dire, un prelievo forzoso, anche se effettivamente quindi è abbastanza difficile per il pubblico da poter ovviamente individuare. E allora, da questo punto di vista, questa enorme massa di liquidità che non viene trasmessa all'economia reale, anche e soprattutto per un livello basso di cultura finanziaria e quindi anche di fiducia nei confronti dei mercati, questo sicuramente dovrebbe farci riflettere. Guarda Fabio, tu mi hai letto nel pensiero, perché quando tu prima stavi ricordando quelli che sono i termini che a volte non si conoscono a livello finanziario, e hai citato proprio la parola inflazione, stavo proprio dicendo poi quello che in modo diverso hai raccontato tu adesso, giusto per far capire. È vero, l'inflazione adesso peraltro la sappiamo tutti di cosa si tratta, perché siamo proprio in periodo di inflazione altissima, però perché bisogna conoscere a monte cosa significa inflazione? Perché questo si traduce poi nella nostra gestione dei soldi. Per esempio, sapere, è quello che, ripeto, stavi dicendo tu, che se lasciamo i soldi sul conto corrente senza toccarli, senza minimamente pensare a un minimo investimento, ad esempio, poi possono essere, come dire, possono diminuire proprio a causa dell'inflazione. Quindi perché bisogna conoscere le basi dell'educazione finanziaria? Proprio perché sennò rischiamo di rimetterci noi in primis e le nostre tasche, no? Adesso io l'ho detto in modo molto semplice, seguendo anche il mood. Ti ringrazio per aver anche parlato della mia iniziativa, che non ha scopo di lucro, quindi posso dirla, insomma, un progetto social proprio di educazione finanziaria, per chi volesse saperne di più sui miei social, insomma, trova tutto, no? È questo il tema, cioè perché dobbiamo conoscere le basi della finanza per evitare di disperdere le nostre finanze personali. Assolutamente sì, tra l'altro il problema dell'inflazione, ora ritorniamo anche al discorso dei mercati finanziari, il problema dell'inflazione si combatte, come è noto, attraverso l'aumento dei tassi di interesse, lo stiamo vedendo. Esatto. Sicuramente nei prossimi mesi ci saranno, diciamo, ulteriori rialzo dei tassi di interesse. Questo che cosa comporta sostanzialmente? Comporta un calo, diciamo, dei titoli a cedola fissa, ma anche a livello azionario, rebus sic stantibus, se aumentano i tassi di interesse il valore delle azioni diminuiscono, quindi questo è un fatto prettamente matematico, un fatto oggettivo, perché come noto, senza entrare troppo, diciamo, nel dettaglio della matematica finanziaria, ma il valore di un'azione è data dal tasso di sconto di quelli che sono i flussi di cassa futuri. Allora, se il denominatore, quindi determinato e influenzato dai tassi di interesse, aumenta, il valore delle azioni diminuisce, e allora nei prossimi mesi, quindi, la possibile recessione economica non dipenderà soltanto dal costo delle materie prime, quindi dall'inflazione sulle famiglie, sul potere di spesa delle famiglie che andrà a ridursi, ma anche probabilmente da un calo di quelli che sono gli andamenti sui mercati finanziari. E allora, da questo punto di vista, dico io, come bisogna anche un po' difendersi. Difendersi, ecco. E allora io dico una cosa, dico che nei mercati finanziari io penso che esistano delle regole basi dove una persona capace di governare le proprie emozioni, e questo in realtà è più facile a dirsi che non a farsi, in verità, certo, ha la possibilità di guadagnare tanto a rialzo quanto a ribasso. Bene, se io opero in qualità di trader, è evidente che vado long o short a secondo dell'andamento del mercato, sperando di cavalcare il giusto trend. Ma se io sono una famiglia, sono un cassettista, quindi non opero, diciamo, non vado short, non opero allo scoperto, o comunque in questo periodo storico, anche se il mercato scende, la possibilità di guadagnare comprando ovviamente titoli a ribasso, mettendoli da parte, in attesa che tra un anno, due anni, tre anni, dieci, forse anche vent'anni, perché deve cambiare
il time frame, da parte, diciamo, delle aspettative di rendimento delle famiglie, andrò a fare grossi guadagni. Ma il guadagno enorme che io andrò a fare tra 5 anni o 7 anni dipenderà dal fatto che io oggi ho comprato a livelli bassi. Il problema però è qual è? Il problema è la paura, che, come sappiamo, Kahneman, premio Nobel per l'economia nel 2002, ha dimostrato in maniera chiara che la paura è 2,5 volte maggiore rispetto, diciamo, al piacere che si prova la paura delle perdite è, certo, 2,5 volte superiore, diciamo, al piacere del guadagno. Allora viene il panico e se io avessi avuto, ma non ho avuto la sfera di cristallo, e avessi avuto la possibilità esattamente nel marzo del 2009 di comprare lo Standard & Poor's 500 a 666 punti e lo avessi rivenduto esattamente un anno fa, avrei guadagnato il 500%. E allora, visto che io non ho comunque la sfera di cristallo, ma ho la possibilità, magari attraverso dei piani di accumulo automatizzati, e dico automatizzati perché l'investimento per definizione è pigro, quindi ha bisogno di un sistema automatizzato che mi fa comprare, mi fa accumulare, diciamo, titoli anche quando questi crollano, ok? Allora in questo caso io ho la possibilità di vincere in futuro quella che è la mia sfida. Ok, assolutamente sì. Beh, poi io vorrei aggiungere che è più facile perdere che guadagnare in borsa, quindi tutto quello che tu stai dicendo anche sull'approccio e sulla psicologia, no? Che è la psicologia del trading, ma in generale quella che è definita la finanza comportamentale in tutte le sue sfaccettature, sono cose che bisogna apprendere a monte proprio per evitare poi di trovarsi in brutte situazioni, perché appunto è più facile perdere che guadagnare, e soprattutto le perdite a volte sono più consistenti delle però... Sì, dimmi. Però Manuela, guarda, un'indagine di Dalbart che ha analizzato per 20 anni la borsa americana ha dimostrato che una mancata disciplina delle emozioni, tanto da parte del risparmiatore quanto anche del consulente gestore, perché un po' siamo tutti vittime di bias mentali, certo, ha causato, certo, una perdita media ai risparmiatori del 4% annuo, che certamente non è poco. Quindi, ecco, da questo punto di vista una buona formazione potrebbe aiutarmi un po' ad autodisciplinarmi, ecco. Ok, assolutamente. Allora, Fabio, abbiamo accennato già prima, insomma, l'importanza dell'alfabetizzazione finanziaria a partire dai giovani. Cosa significa però, ti chiedo questo, e vediamo anche il titolo in sovrimpressione, fare esperienza sui mercati finanziari partendo dai giovani, cioè come si può cominciare e soprattutto come recepiscono i giovani, ovviamente parliamo di una tua, no, personale esperienza, come recepiscono i giovani questi insegnamenti? Allora, io penso che i giovani sono molto interessati al mondo della finanza, soprattutto con l'avvento delle criptovalute c'è stato, secondo me, un grandissimo interesse da parte dei giovani. Probabilmente la finanza decentralizzata è un concetto un po' più romantico rispetto alla gestione centralizzata, diciamo, delle monete da parte delle banche centrali. E quindi da questo punto di vista c'è già una maggiore vocazione da parte dei giovani nei confronti, di questo mondo. Poi credo che bisogna comunque stimolarli attraverso delle esperienze pratiche. Non a caso io, appunto, dal 2015 la mia università della Calabria, insieme all'università di Catanzaro, in partnership con la BCC Centro Calabria e con Diretto, organizziamo questa Summer School, che non ha, diciamo, lo ribadisco, tendo a dirlo in maniera chiara, non ha finalità di lucro, ma semplicemente quello di portare, certo, cultura finanziaria nei giovani, dare loro capacità di networking, dare loro capacità anche di crearsi un proprio lavoro autonomo per il futuro, e quindi questo, e soprattutto stimolare in loro questo che è la volontà di approfondire. Dico questo per un motivo, perché spesso e volentieri, lo dico come docente universitario, io penso che il docente universitario non debba limitarsi a trasferire delle competenze o delle nozioni. Io penso che un ragazzo sia in grado da solo, a 20 anni e più, di leggere una curva di domanda, una curva di offerta o come si comporta i mercati finanziari. Penso che un docente debba stimolare più che altro la ricerca. A me piace molto la filosofia, insieme all'economia.
un po', diciamo, i grandi investitori hanno sempre questa doppia passione, o per la filosofia o per la sociologia. E mi piace spesso e volentieri citare anche Platone, il discorso della noetica. Cioè, noetica vuol dire che un giovane deve essere dal maestro, quindi dal docente in questo caso, istradato verso una ricerca superiore che può fare soltanto lui. È necessario che ci sia ovviamente una scintilla che ovviamente il docente deve essere in grado di stimolare, e questo giovane un domani può, certo, diventare veramente un talento. Assolutamente. Quindi la Summer School va in questa direzione. Ecco, adesso ci arriviamo, terzo titolo, Summer School, così andiamo a conclusione, ma ti chiedo di raccontarci di cosa si tratta Trading and Finance 2022, è un appuntamento che tu porti insomma ogni estate, no? Porto ogni estate, ecco. ho la volontà di mettere insieme i giovani con i professionisti del settore, che siano trader, che siano docenti universitari, che siano ovviamente giornalisti economici. Quest'anno abbiamo anche, diciamo, l'onore di annoverare anche te tra i nostri relatori. Ci sarò molto volentieri. E siamo molto contenti di ciò. Questo permette loro, ripeto, di fare delle esperienze, ma anche di avere delle opportunità importanti. Cito soltanto una cosa. Il buon amico Pietro Di Lorenzo, che sappiamo è il patron di Investing Napoli e Roma, ha invitato tanto a Roma quanto a Napoli e ci ha cooptato anche per la prossima edizione romana di ottobre, diciamo, me insieme a un gruppo di 3-4 studenti a parlare di macro trend ad un'aula. Io penso che per un giovane di 20 anni avere la possibilità di relazionare davanti a una platea di curiosi, ma anche di esperti, anche di investitori, comunque di gente professional, penso che sia un grosso stimolo e soprattutto una grande crescita umana e professionale. Esatto, quando ci sarà la Summer School, poi naturalmente ne riparleremo ancora, perché sarà interessante anche capire quali sono gli argomenti selezionati per un pubblico di giovani. Diamo solo il riferimento, poi ci sentiamo presto, Fabio. Allora, la Summer School è dal 18 al 22 luglio presso l'Università della Calabria. Esatto. E quindi avremo modo sicuramente di approfondire questa esperienza e di portare dei contributi al grande pubblico. Esatto, io porterò anche lì la mia finanza in giro, lo sai, meglio di così in Calabria, insomma, perché non potrei non portarla lì. Allora, grazie a Fabio Piluso, professore di economia degli intermediari finanziari all'Università di Calabria, avremo modo di risentirci, come detto. Grazie intanto per essere stato con noi. Ti auguro una buona giornata. Grazie. Grazie a te, grazie per l'invito. Grazie a tutti. Grazie Fabio, grazie.